completiamo la nostra carrellata fra le aziende vitivinicole italiane presente a Vinitaly 2012 con la Cantina Due Palme, una importante azienda vitivinicola pugliese di Cellino San Marco, nata nel 1989 e che in pochi anni è diventata una delle più importanti aziende vitivinicole italiane. Lo chiediamo al presidente della cantina, Angelo Maci. In pochi anni è diventata una delle più importanti aziende vitivinicole italiane. Qual è il segreto? Ma diciamo nessun segreto, perché la cantina si fonda su quella che è la mia esperienza quarantennale. Non a caso quest'anno saranno 40 gli anni della mia attività vitivinicola, sono la terza generazione e quindi nell'89 decisi di trasformare la mia azienda personale in una società cooperativa, perché ci credevo che l'unione fa la forza. E quindi si fonda appunto sulla mia grande esperienza di imprenditore, una capacità di porci sul mercato facendo comprendere chiaramente ai miei 1200 soci e ai miei 40 dipendenti l'amore soprattutto per il nostro territorio, l'amore soprattutto per i nostri vitigni, è un qualcosa di diverso rispetto ad altre regioni, pur avendo quella capacità di porsi su un mercato che per anni siamo stati il serbatoio d'Italia. Quindi qual è stata la lei vuole sapere in sostanza qual è stato il motore principale di questa risorsa che vi ha portato in pochissimi anni, dal 1989 ad oggi, ad avere oltre 1000 soci produttori, ad avere comunque un ventaglio di vini che dopo ci illustrerà e ci dirà quali sono i più importanti biglietti da visita della vostra produzione. In pochi anni avete fatto passi da gigante che altre aziende vitivinicole impiegano decenni. Ecco perché ho parlato di segreto. Il segreto è frutto di lavoro, come lei diceva, è frutto di impegno, è frutto comunque di prodotti importanti e di un amore verso la terra, verso la produzione. Gliela racchiudo in poche parole. È partita nel 2001 la vera svolta della Cantina Due Palme, partita con un investimento iniziale di 4 miliardi e mezzo perché proveniva da un investimento degli anni 90, e in questi 11 anni abbiamo investito 20 milioni di vecchie lire in infrastrutture, tecnologia avanzata, ma soprattutto abbiamo investito sulla capacità dei nostri collaboratori e soci, ai quali gli abbiamo fatto capire l'amore nei confronti della terra. Nel 2004 la prima svolta con l'incorporazione di una cantina sociale, la ex riforma fondiaria, altra circa 600 soci incorporammo. Nel 2008 la seconda incorporazione, una cantina sociale Angelini di San Pietro Vernotico, l'ultima una settimana fa di una cantina sociale a Lizzano, nel cuore del Tarantino, nel cuore del primitivo DOP. Quindi diciamo l'altro cavallo di battaglia per noi è stata la svolta, l'aver creduto in una commercializzazione nel mondo della bottiglia, l'abbandono del vecchio metodo di vendere il vino in cisterne, ma dargli un nome a quel vino, metterlo in bottiglia e portarlo all'estero. Questi sono stati i motivi della nostra metamorfosi, del nostro essere diversi dalle altre consorelle. Questi sono stati i meccanismi che ci rendono e ci hanno reso diversi e famosi più degli altri. I più importanti vini della vostra produzione, qui davanti ne vediamo qualcuno, ce li vuole illustrare? Partiamo dal Selva Rossa. Di questo Selva Rossa è un vitigno, il nostro cavallo di battaglia è Negramaro, e di questa bottiglia ne produciamo soltanto 100.000 bottiglie,
a fronte dei 7 milioni. Questo testimonia e dice chiaramente quanto è minima la produzione, una produzione che nasce da 20 ettari di alberello, allevamento, e con un'età media di 35 anni. Alberello pugliese significa anche il mela rosa, questo straordinario, e non lo dico io ma lo dicono colleghi veneti e trentini, che con un metodo Charmat, con il Negramaro, siamo riusciti a fare uno spumante straordinario, lo dicono loro. E nasce appunto da Negramaro, e questo dice chiaramente che il nostro Negramaro, che fa grandi vini rossi e grandi rosati, riesce a fare anche grandi spumanti. Per passare poi all'altro grande vitigno, è un Susumaniello, un vitigno storico che appartiene alla storia della storia, diciamo, salentina. Era un vitigno che era del tutto scomparso, nel 2000 riuscì a tirare fuori un po' di marze e ad avere le prime 1200 piante dalla Rauscedo. Oggi nell'ampelografia della cantina contiamo 15 ettari, ma siamo in forte espansione. L'obiettivo è quello di arrivare almeno a 100 ettari. Vitigno straordinario. A questi tre ci manca il Primitivo, che anche lui è stato il grande messaggero nel mondo della nostra storia e radice contadina del sud. Grazie Presidente. Una domanda per Monica, la responsabile dell'ufficio stampa dell'azienda. Vinitaly 2012, punto di arrivo ma punto di partenza per un'azienda in continua crescita, in continua evoluzione. Programmi 2012 e 2013. Beh, sicuramente Cantina dei Palmi arriva al Vinitaly con il suo bagaglio di esperienza e di grande tradizione. E lo diceva il presidente poc'anzi, la settimana scorsa c'è stata un'importante acquisizione che fa crescere ulteriormente i numeri di Cantina Due Palme, che è la prima cantina cooperativa della Puglia per numero di fatturato, per numero di bottiglie prodotte, per imbottigliamento, per ettoliti imbottigliati. Quindi è un orgoglio della nostra Puglia che cresce e che inizia a puntare sul mondo dell'enologia con una consapevolezza nuova e cerca di osare, inizia ad osare ed inizia ad ottenere dei grandi risultati, importanti risultati. In questo sicuramente il contributo che Cantina Due Palme dà alla viticoltura pugliese è sostanziale ed è davvero importante in termini di numeri, in termini di PIL prodotto, in termini anche di occupazione. Quest'ultima acquisizione, la terza in ordine temporale, porta nuovi ettari. Noi parliamo, la Cantina Due Palme ha un bagaglio di 2200 ettari a vigneto. Con questa nuova acquisizione aumentano ulteriormente i numeri e iniziano ad aumentare anche le sfide, perché se attualmente la Cantina Due Palme produce 7 milioni di bottiglie, nello spirito del Presidente, nella volontà del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei soci tutti, triplicare nei prossimi anni il numero delle bottiglie. Ci sono delle novità, perché ad aprile, se il Presidente mi consente di dare questa buona notizia, ci sarà il tiraggio del metodo Champagne, per cui una nuova sfida importante che qualifica ulteriormente l'offerta di Cantina Due Palme, che si confronta con la Puglia, che si confronta con l'Italia, che si confronta con il mondo. È sempre attenta a quelle che sono le esigenze del mercato, sempre attenta ad unire la tradizione, la cultura vitivinicola, il sole, le caratteristiche ambientali della nostra Puglia, all'innovazione tecnologica sulla quale Cantina Due Palme continua a puntare e ad investire, riesce ad avere degli ottimi risultati che il mercato continua a chiedere in maniera sempre più pressante. E questo credo che sia un buon risultato per Cantina Due Palme, per i suoi 1000 e più soci, ma per l'intero sistema enologico pugliese. Grazie. La commercializzazione, il prodotto, il vostro mercato più importante, i vostri mercati più importanti, quali sono, Presidente? Allora, dicevo poc'anzi che, come diceva Monica, ho lanciato una sfida in un'assemblea di un po' di mesi fa. Ai miei soci gli ho detto che nel giro di 2-3 anni al massimo raddoppieremo e arriveremo a 15 milioni di bottiglie. Tutte le sfide ad oggi le ho vinte, tra parentesi. Allora, i mercati più importanti per noi quali sono? Diciamo che dei 7 milioni di bottiglie, il 90% valica le frontiere nazionali, gliele elenco in ordine di importanza e anche di fatturato. Abbiamo la Germania, l'Olanda, la Danimarca, la Svezia,
la Svizzera e poi un po' tutta il rimanente Europa, toccando la Cina, l'India, il Brasile. Abbiamo puntato il Brasile, stiamo per aggredire quei mercati e ne siamo confermamente convinti che anche il Brasile ci darà grande soddisfazione. Perché? Perché è un paese con una crescita del PIL a doppia cifra. Grazie Presidente, un brindisi al futuro e ai successi della Cantina Due Palme.